Buongiorno dall'Associazione Nazionale Autieri d'Italia, sezione di Cleto. Oggi siamo qua per presentare la 10ª edizione della campagna Io non rischio. Purtroppo quest'anno si presenta in modo diverso perché sarà tutta in digitale. Non ci è concesso farlo in piazza perché, come tutti sapete, abbiamo la situazione Covid. Cos'è la campagna Io non rischio? Beh, è una campagna informativa nazionale sui rischi naturali che interessano il nostro paese. Si rivolge ai cittadini di ogni fascia di età perché un cittadino ben informato contribuisce quotidianamente alla riduzione dei danni provocati dagli eventi calamitosi naturali come terremoto, maremoto o alluvioni. Vogliamo ringraziare oggi per la presenza il nostro vice sindaco del comune di Cleto, che ci sostengono tutti gli anni e quotidianamente, l'avvocato Giuseppe Filice. E prima di cedere la parola al vice sindaco, vi comunico che ci potete contattare per le vostre domande sulla nostra pagina ufficiale Associazione Nazionale Autieri d'Italia, sezione di Cleto. So anche che ovviamente siete anche sui social, quindi anche sulla pagina Facebook, se ci vuoi dare i riferimenti. Sì, Associazione Nazionale Autieri d'Italia, sezione di Cleto. Liberi.tv, Riccardo Cristiano, ci troviamo a Cleto per questa bellissima iniziativa che comunque continua da anni e che quest'anno anche in maniera, diciamo, online prosegue, che si chiama Io non rischio, in compagnia del vice sindaco Giuseppe Filice, al quale chiediamo qualche informazione in più da dare ai nostri amici web ascoltatori. Grazie Riccardo, grazie anche a Liberi.tv per la collaborazione, grazie soprattutto al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile che in piena emergenza, con l'emergenza Covid che c'è a livello nazionale, ha voluto comunque organizzare questa giornata Io non rischio di prevenzione sismica. Ringraziamo anche l'Associazione Nazionale Autieri d'Italia, sezione di Cleto, presidente Lorello Giacinto, per aver contribuito all'organizzazione di questa giornata. Non dimentichiamo che noi siamo zona sismica di primo grado e quindi fare informazione su questo argomento è molto importante, perché sicuramente potrebbe contribuire, nella denegata ipotesi di un sisma, a salvare delle vite umane, perché come sappiamo ci sono degli accorgimenti subito dopo un sisma e delle regole che devono essere assolutamente rispettate. Noi a Cleto siamo fortunati perché abbiamo un dipendente comunale che è Lorello Giacinto, presidente da tanti anni di questa associazione, che ha questa passione e garantisce una presenza importante di prevenzione sul territorio, coinvolgendo anche tutta una serie di ragazzi che fanno informazione, che lavorano e che contribuiscono anche a fare tante altre cose a livello di protezione civile come associazione. Allora, sappiamo che adesso ci sarà anche una consegna simbolica di un oggetto proprio da parte dell'associazione nei confronti del comune, e quindi abbiamo insomma questa consegna, è una sciarpa se non sbaglio, prego. Grazie. Questa la metteremo nella casa comunale e ringraziamo ancora l'associazione anche per la collaborazione che ci dà che ci ha dato durante l'anno. Ricordiamo che quest'anno, durante il periodo di emergenza Covid, grazie anche al contributo dell'associazione, noi abbiamo potuto controllare e contenere la diffusività del virus, e fortunatamente nel nostro territorio, grazie anche alla collaborazione di questi ragazzi, non abbiamo avuto situazioni di Covid.